Allora, l'argomento della lezione di oggi è la visualizzazione delle informazioni. Abbiamo visto nelle ultime lezioni che la raccolta di informazioni, la definizione degli indicatori è essenziale sia per quanto riguarda il controllo, quindi il livello gestionale, sia per quanto riguarda l'aspetto strategico, quindi di gestione dell'azienda nel suo insieme. Ovviamente le informazioni devono essere visualizzate per poter aiutare nel prendere le decisioni. Le Parliamo quindi di visualizzazione delle informazioni o information visualization. Allora, qual è lo scopo della visualizzazione di informazioni? Lo scopo ultimo è quello di permettere di prendere delle decisioni buone, possibilmente. Decisioni vengono prese se noi capiamo cosa succede e lo scopo della visualizzazione delle informazioni è proprio questo, permettere a chi riceve le informazioni, vede i diagrammi o altri modi di visualizzazione, di capire che cosa sta succedendo. Quindi, tutto l'obiettivo della visualizzazione è permettere a chi vede di capire le informazioni che vogliamo trasmettere. Quindi noi dobbiamo disegnare, progettare la nostra visualizzazione per trasmettere un messaggio ben preciso e dobbiamo farlo nel modo migliore in modo che questo permetta di capire qual è il messaggio che trasmettiamo. Abbiamo tutta una serie di livelli prima di raggiungere la visualizzazione. La visualizzazione delle informazioni si basa su quello che possiamo chiamare ragionamento quantitativo, quindi andare a confrontare delle quantità, ad esempio vedere se il valore di un indice è superiore o inferiore al riferimento che ci siamo posti, e andare a identificare delle relazioni. È possibile fare questi tipi di ragionamenti quantitativi sulla base di quello che noi percepiamo. E quindi il fondamento di tutta la visualizzazione delle informazioni è rappresentato dalla percezione. Se dovesse tornare l'altro, sicuramente mi può avvisare Va bene. alla fine lezione, senza problemi. Ok. Dovrebbe esserci. Perfetto, adesso posso parlare a un tono normale. Allora, l'aspetto percettivo è quello che sta alla base della visualizzazione delle informazioni. Quindi dobbiamo capire quali sono i dettagli, i parametri della visualizzazione che ci consentono di trasmettere l'informazione, il cui fine è quello di andare a permettere a chi vede di capire e quindi di prendere delle decisioni informate. Grazie mille. Quindi ci sono vari livelli di conoscenza che possono condurre, ci conducono a disegnare, a progettare delle visualizzazioni efficaci. Prima di iniziare a vedere un po' gli aspetti che ci conducono a realizzare delle visualizzazioni efficaci, un minimo di terminologia. Ci sono vari termini per indicare l'elemento base di una visualizzazione. Spesso si usa il termine diagramma, altre volte quello di grafico.
diciamo che oggi, almeno all'interno di questa lezione, utilizzeremo il termine grafico. Poi possiamo trovare altre decine di etimologie alternative, per cui invece che grafico possiamo utilizzare il termine diagramma come specializzazione di grafico, o viceversa, utilizzare altri nomi. Comunque, oggi cercherò di utilizzare il termine grafico per indicare un diagramma che mostra delle relazioni tra quantità variabili. Quindi, se il nostro obiettivo è capire, dobbiamo fornire dei grafici che permettano di cogliere le informazioni. Vediamo qualche esempio, tanto per intenderci. Questo è un esempio di grafico. Un esempio negativo. Perché è negativo? Allora, i diagrammi in tre dimensioni come questo vanno molto di moda, però hanno una serie di inconvenienti. Quindi, se noi vogliamo realizzare qualcosa che sia fashionable, trendy o altro, questo può andare bene, magari con dei colori scelti in maniera un po' diversa. Se invece vogliamo realizzare qualcosa che trasmetta delle informazioni, probabilmente la scelta di diagrammi di questo tipo non è quella corretta. Quali sono i problemi di un diagramma di questo tipo? Beh, innanzitutto le barre tridimensionali sono difficili da leggere, quindi è difficile capire che valore rappresentano. Ecco, quella barra blu indicata dal fumetto, che valore ha? Per andare a capire che valore ha, dovremmo andare a proseguire, almeno mentalmente, le linee che troviamo sul bordo del grafico e andare a leggere qual è il corrispondente valore. Quindi, per capire qual è il valore rappresentato da quella barra blu, dobbiamo fare tutta un'operazione estremamente complicata. Quindi, l'efficacia di un diagramma di questo tipo è seriamente in dubbio. Un altro aspetto nella visualizzazione delle informazioni è trasmettere un messaggio. Io quando trasmetto un messaggio vorrei focalizzare l'attenzione sul messaggio. Quindi su quello che è il centro della mia comunicazione. Se metto tutta una serie di elementi al contorno del grafico che attirano l'attenzione in competizione con quello che è l'elemento centrale del grafico, cioè l'altezza di quelle barre, cioè i valori che rappresentano, ecco che distolgo l'attenzione dal messaggio principale. Un altro aspetto è che dovrebbe essere facile da leggere, abbiamo già visto che l'altezza delle barre non sempre, soprattutto se sono nascoste, è facile da leggere. Un altro aspetto che è di difficile lettura sono le etichette messe in verticale, per cui per leggerle devo inclinare la testa. Quindi ho proprio uno sforzo fisico, oltre che mentale, in più per andare a leggere. Infine, tutte le comunicazioni si basano su una serie di assunzioni implicite. Ad esempio, sull'ordine con cui vengono messi gli elementi. Se noi andiamo a vedere i tre livelli di barre, quelle gialle, quelle blu e quelle verdi,
Vediamo che corrispondono a degli anni 95, 94, 93. Solo che intuitivamente noi vediamo, o ci aspettiamo di vedere, gli anni più vicini, scusate, gli anni che crescono con l'allontanarsi, oppure, se fossero in orizzontale, il tempo che cresce da sinistra verso destra. Se noi utilizziamo una convenzione che è il contrario, di solito facciamo molta più fatica ad attribuire un significato a quegli anni. Vi faccio vedere un altro esempio di questo tipo. Questi sono il numero di studenti immatricolati in ingegneria logistica della produzione e dell'organizzazione dell'impresa, la laurea triennale. Qual è in crescita, qual è in decrescita? Allora, uno si aspetta che intuitivamente il tempo cresca dall'alto verso il basso e che quindi, se guardiamo questo gruppo di dati, che questo sia quello più vecchio e questo quello più recente. Invece, se andiamo a vedere la leggenda, è il contrario. Quindi, questo è in crescita, quest'altro ha avuto una flessione importante, adesso leggermente in risalita. Ma se guardiamo questo, che è quello che ha una tendenza più netta, l'impressione che abbiamo immediatamente è che sia in decrescita, in calo, mentre invece è il contrario. Questo avviene perché intuitivamente ci aspettiamo che il tempo aumenti, scendendo verso il basso. Soprattutto, di solito ci aspettiamo che il tempo sia un qualcosa disegnato in maniera orizzontale da sinistra verso destra. Questo perché, almeno nella cultura occidentale, abbiamo tutta una serie di elementi che ci portano a considerare questi, quindi sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, come, diciamo, direzioni privilegiate. Immaginate anche solo come si scrive. E questo è essenzialmente la cultura occidentale, in altre culture potrebbe essere un po' diverso, ma almeno nel nostro contesto questo è quello che noi ci aspettiamo intuitivamente. Se la convenzione che adottiamo è diversa da quella che è implicita e comunemente accettata per fattori culturali, è ovvio che la nostra comunicazione risulta essere meno efficace, meno immediata. Un altro esempio. Questa è la percentuale di personale addetto alla ricerca nel Politecnico di un anno, 2 anni fa, quindi i dati non sono proprio recentissimi, ma tanto per darvi un'idea. Terza o la quarta tipologia più frequente? Beh, dobbiamo andare a ordinare, quindi abbiamo 29 che è il più grande, poi 23, poi 15, questa è la terza, e poi abbiamo 12, che è la quarta. Quindi il fatto che non ci sia nessun ordinamento in queste bolle mi complica
la comprensione di questo diagramma o del confronto di queste informazioni. Un altro aspetto è che questi bolle, che in realtà sembrano degli smarties, attirano enormemente l'attenzione distogliendola un po' da quelli che sono i numeri. Abbiamo le etichette di fianco, ma tendenzialmente la nostra attenzione non è attirata dalle etichette. Terzo aspetto critico: la percezione umana, quando deve confrontare due valori, riesce a farlo molto bene se deve confrontare due lunghezze. In generale il nostro cervello è molto più in difficoltà nel momento in cui non dobbiamo andare a confrontare non delle lunghezze ma delle aree. Quindi, se non andiamo a leggere i numeri, molto difficilmente, quindi le percentuali a fianco, molto difficilmente riusciremo a capire qual è l'effettivo rapporto tra un valore e l'altro. Vi faccio un esempio molto pratico. Questa qua dei dottorandi e questa dei ricercatori sono un rapporto 2 a 1. Adesso che lo sapete, dite sì, sì, certo, è ovvio. Ma se non aveste visto i numeri, difficilmente l'avreste detto. Ultimo aspetto, vedete che qui abbiamo l'illuminazione, quindi il riflesso sulle bolle, l'ombreggiatura. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi grafici aggiuntivi che, come ho detto prima, in parte distraggono dal messaggio fondamentale, cioè le percentuali delle varie tipologie di personale addetto alla ricerca. Fate una prova, provate a prendere un'immagine di questo tipo con tutte le illuminazioni e le ombreggiature e salvarla in un file JPEG, GIF, PNG, quello che volete. Poi togliete tutte le ombreggiature, lasciate la colorazione come una tinta unica, quindi senza le gradazioni, e salvatevi un altro file e poi andate a vedere le dimensioni di questi due file. Vi accorgete che c'è quasi un ordine di grandezza tra i due. Quindi adesso, a parte l'aspetto puramente informatico, nel senso che un file che è grande il doppio impiega il doppio del tempo ad essere trasmesso, cosa che su una rete veloce non si nota, su una rete lenta magari inizia a essere pesante. Ma in generale la dimensione del file è proporzionale al contenuto informativo dell'immagine, quindi noi in realtà stiamo trasmettendo molta più informazione rispetto a quella che è effettivamente necessaria. Parte di questa informazione, cioè i numeri 29, 12, 15, 10, 11 e 23, è l'informazione, il messaggio che noi vogliamo trasmettere. Il resto è rumore. Quindi più rumore aggiungiamo attorno alla nostra informazione, e peggio facciamo il nostro lavoro di trasmettere un messaggio. Tanto per darvi un'idea, un'altra possibile rappresentazione è questa, in cui abbiamo gli elementi ordinati e, visto che la percentuale è rappresentata come la lunghezza della barra, noi riusciamo a valutare molto meglio le proporzioni tra una e l'altra. Ora, non dico che questa sia l'ideale, però sicuramente rispetto a quella precedente
è molto più essenziale. Ricordiamoci che non stiamo facendo o producendo un'opera d'arte, ma stiamo facendo un'operazione di comunicazione, e nella comunicazione quello che conta è l'efficacia, l'esperienza complessiva, quindi ricevere il messaggio. Ecco, a valle di questi pochi esempi, ce ne potrebbero essere tantissimi, vi invito a prendere un giornale a caso e andare a vedere le informazioni come vengono rappresentate e a provare a fare un'analisi critica. Ecco, a valle di questi pochi esempi possiamo provare a denunciare alcuni principi di base per la definizione di grafici che trasmettono informazioni. Abbiamo tre principi fondamentali: proporzionalità, utilità e chiarezza. Cosa intendiamo per proporzionalità? Il fatto che la quantità fisica che noi rappresentiamo sul grafico, la lunghezza, il diametro, l'area, sia proporzionale ai valori quantitativi che vogliamo rappresentare. E se un valore è il doppio dell'altro, la lunghezza della barra deve essere il doppio della lunghezza dell'altra barra. Ora, questo sembra un'affermazione quasi tautologica, ma in realtà se andate a vedere molti esempi che trovate nella comunicazione, questo non è sempre vero. Il secondo aspetto è quello che chiamo aspetto di utilità, cioè che gli elementi grafici che compaiono nella nostra comunicazione devono essere utili, ovvero convogliare informazione utile. Terzo, chiarezza: tutti gli elementi, in particolare quegli accessori come le etichette, dovrebbero rendere il grafico più chiaro, ridurre eventuali ambiguità, comunque essere esplicative. Ecco, seguendo questi tre principi possiamo già andare a progettare delle visualizzazioni grafiche che abbiano un po' di senso e che raggiungano l'obiettivo di trasmettere in maniera efficace un messaggio. Volendo possiamo anche provare a quantificare meglio questi tre principi. Iniziamo dalla proporzionalità. Per quanto riguarda la proporzionalità, possiamo definire una misura che si chiama lie factor, o fattore di menzogna. Prima di vederlo vi faccio vedere l'esempio, poi ci torniamo su. Allora, consideriamo questa visualizzazione, è una visualizzazione effettivamente apparsa su un giornale qualche anno fa, perché ovviamente vedete gli anni sono abbastanza del secolo scorso, e fa vedere che in anni diversi, soprattutto dal passato verso il presente, il numero di miglia per gallone medio delle auto è aumentato. Quanto?
Se consideriamo il 78, che è l'anno di partenza, rispetto all'85, che è l'ultimo anno che compare, e andiamo a vedere due trattini, il fattore che vediamo rappresentato graficamente è di 18,7 a 2,2. Quindi la linea legata all'anno 1985 è 8 volte e mezza più lunga della linea corrispondente all'anno 78. Se andiamo a prendere i due numerini, cioè 18 e 27 e mezzo, la loro proporzione è di 1,5. Il fattore di menzogna, o l'I factor, è il rapporto tra questi due valori. Quindi la visualizzazione esagera di 5 volte e mezzo quello che è il rapporto tra questi due numeri. Quindi vedete che questo è una via di mezzo tra un grafico e una rappresentazione artistica, quelle che oggi tendenzialmente si chiamano molto spesso infografiche. Il punto è che se io cerco di trasmettere il messaggio che il consumo o l'efficienza energetica, se vogliamo vedere la miglia per gallone, è aumentato, ecco, devo cercare di trasmettere il messaggio che è aumentato di una volta e mezza. Se io visivamente trasmetto l'informazione che è aumentato di 8 volte e mezza, chiaramente sto mentendo. Okay. Questo è un caso particolarmente eclatante, ma ce ne sono tanti. Quindi, l'obiettivo dovrebbe essere, tornando al light factor, quindi vado a vedere la dimensione di un effetto rappresentato sul grafico rispetto alla stessa dimensione misurata sui dati effettivi, che è il rapporto che abbiamo fatto prima, 8,5 rispetto a 1,5. E quindi posso, se questo rapporto è maggiore di 1, esagerare questo rapporto oppure sminuirlo, overstating e understating. Qui con una complessa operazione matematica ho fatto l'affermazione invece che sul rapporto sui logaritmi. Quindi se il valore dell'I factor è maggiore di 1, il suo logaritmo sarà maggiore di 0, se è minore di 1 il logaritmo sarà minore di 0. Okay, quindi. Se vogliamo avere una misura di quanto viene esagerato o sminuito un certo effetto, lo posso fare col logaritmo, tanto quanto lo posso fare col rapporto, quindi quello che preferite. E quindi l'obiettivo, quando io disegno una rappresentazione grafica, è di avere un life factor pari a 1, cioè rappresentare in maniera puramente proporzionale i dati nel mio grafico. Allora, molto spesso io quando ho un grafico magari generato con Excel, tendenzialmente ho la proporzionalità, però devo stare attento quando vado a disegnare rappresentazioni grafiche più complesse, vedi le infografiche che abbondano nei giornali di oggi, a non mentire. Il secondo principio era quello di utilità, quindi quello che metto nel mio grafico deve convogliare informazione utile. Anche qui io posso andare a identificare un'altra misura che è il data to ink ratio.
Allora, queste misure, il life factor e il data ratio, sono misure diciamo, proposte in maniera un po' provocatoria, se vogliamo, dal primo studioso di visualizzazione delle informazioni, che si chiama Edward Tufte. E lui ha proposto queste due misure per andare a quantificare quanto buono era una rappresentazione. Quindi il light factor era il primo e il data in ratio era il secondo. All'epoca le visualizzazioni, diciamo, su supporto elettronico non erano così comuni, per cui lui parlava di inchiostro. Oggi potremmo andare a parlare di pixel, se vogliamo essere un po' più aggiornati, ma il concetto rimane esattamente lo stesso. Quanti inchiostro uso per rappresentare i miei dati rispetto a quanti inchiostro uso complessivamente nel grafico? Tutto l'inchiostro che non uso per rappresentare scusate, i miei dati nel mio grafico è inchiostro ridondante. Quindi prendiamo un grafico, togliamo lo sfondo, tutto quello che resta è inchiostro che uso effettivamente nel mio grafico. Quanto di quell'inchiostro è effettivamente utile per rappresentare i miei dati e quanto è invece ridondante? Ecco, io devo cercare di ridurre, scusate, di massimizzare questo rapporto, cioè fare in modo che la maggior parte dell'inchiostro sia utilizzato per riportare i miei dati e non per decorazioni, o quello che si può anche chiamare rumore. Quindi, in linea di principio, l'orientamento che dovrei seguire è di massimizzare il data in ratio. Due sono le attività che posso fare: cancellare il dato, scusate, l'inchiostro non dato, non che non rappresenta dei dati, e ridurre al minimo l'inchiostro che uso per rappresentare i dati. Ovviamente questo entro limiti ragionevoli, perché ci sono alcuni estremi di minimalismo che alla fin fine sono veramente difficili da comprendere. Capite che se io in diagramma barre riporto soltanto le barre ma non i numeri, a questo punto ho ridotto un po' troppo perché non riesco più a capire. Se le barre sono troppo sottili per cui non riesco a confrontarle, di nuovo sto riducendo troppo. Quindi questo è un principio che dovrebbe guidarci, non un qualcosa da prendere alla lettera. Mentre il life factor è un qualcosa che dovremmo prendere veramente alla lettera, cioè non esagerare, non alterare le proporzioni, questo è semplicemente un principio guida. Proviamo a vedere questi principi applicati su un caso di visualizzazione che magari molti di voi conoscono. Allora, questa è presa dalla pagina del calcio di Repubblica online, è della settimana scorsa. Questa Proviamo ad analizzare alcuni aspetti. Allora, non mi focalizzo tanto sulla classifica, che essenzialmente questa è veramente minimalista, nel senso che ho lo stemmino, il nome della squadra, i punteggi e un codice di colore che mi dice se sono in Champions o meno. Okay? Quindi qui veramente ho un valore, scusate, una rappresentazione molto semplice, ma in realtà non ho una rappresentazione grafica di valori. Okay? Quel 38 è un numero che è scritto, ma non viene rappresentato graficamente in alcun modo. Mi interessa invece focalizzarmi su quei due elementi lì, quindi i numeri e quello che viene presentato di default, cioè i gol fatti in casa. Quindi
prima di andarvi a far vedere i problemi, vi faccio notare, lo vediamo qua, alcuni aspetti. Tutto questo grigio che c'è qua sotto potrebbe rappresentare qualche informazione, potrebbe rappresentare nulla, però di fatto è inchiostro o sono pixel sprecati. Ok? Potrebbe essere il numero di gol per giornata, non lo so, non mi pare che nell'ultima giornata ci sia stata un'impennata di questo tipo il numero di gol, ma magari mi sbaglio. Di fatto non serve a niente, quindi potrebbe essere tranquillamente eliminato. Se invece questo sono un numero di gol, così da soli e senza un'indicazione, senza un'etichetta o un asse, non sono assolutamente leggibili, quindi di nuovo non trasmettono alcuna informazione. Se noi andiamo a vedere questi numeri qua, ecco, questo 35 si riferisce al 22% e 123 si riferisce al 78%. Quindi queste due etichette sono messe in una maniera un po' strana. Okay? Se andiamo a vedere quest'altra visualizzazione, notiamo un altro aspetto, se vogliamo, un po' strano. Ad esempio, notiamo il fatto che il cerchio che rappresenta i 19 gol del Napoli e il cerchio che rappresenta i 19 gol della Roma hanno dimensioni diverse. Così. Ecco qui, vediamo benissimo quello che è un live art. Allora, quei cerchi messi così trasmettono un'informazione errata. Idem, se andiamo a misurare le dimensioni di questo cerchio rispetto al cerchio del 16 della Juventus, di nuovo non c'è un rapporto 19 a 16 come dovrebbe essere. Quindi le dimensioni di quei cerchi sono assolutamente slegate da quei numeri e quindi non trasmettono un'informazione corretta. Un po' come la lunghezza di quelle barre che vedevamo prima. Quindi vedete che anche nella comune pratica troviamo molti esempi in cui questi semplici principi, proporzionalità, utilità e chiarezza, vengono sistematicamente violati. Quello che dovremmo fare noi è cercare, quando andiamo a disegnare dei diagrammi, di farlo cercando di tenere presente questi principi. Allora, noi quando cerchiamo di visualizzare delle informazioni facciamo quella che possiamo chiamare quantitative communication, cioè comunicazione di valori quantitativi. Allora, in generale, noi quello che rappresentiamo sono dei valori quantitativi, dei numeri, i valori, per esempio, di un indicatore, e delle categorie, che di solito rappresentano l'indicatore che stiamo misurando oppure un raggruppamento. Pensiamo ai nostri KPI, non lo so, il volume di input. Il volume di input può essere misurato sull'ultimo anno, sugli ultimi 6 mesi, su tutti i mesi dell'ultimo anno. Quindi tutti questi sono raggruppamenti che rappresentano categorie che dobbiamo incrociare con i nostri valori quantitativi.
Quindi questo è vero anche per delle semplici tabelle. Quindi se prendiamo una tabella, io riesco a identificare queste due componenti fondamentali, quelli che sono i valori e quelli che sono le categorie, prodotto e le due tipologie. Anche in un grafico riconosco questi componenti. Quindi tutti questi sono componenti di un grafico che sono o elementi quantitativi, quindi mi riportano un valore, oppure elementi che mi indicano una categoria. Le barre sono in realtà un misto perché la lunghezza rappresenta ovviamente la misura che vogliamo rappresentare, ma il loro colore invece mi rappresenta una categoria. Quindi io posso utilizzare grafici, ma anche tabelle, per andare a riportare queste informazioni. Due parole sulle tabelle. Allora, i grafici sono utilizzati e sono molto utili perché sono di facile lettura, ma attenzione che per alcuni scopi le tabelle sono decisamente migliori. Se voi avete un listino prezzi e lo rappresentate come un diagramma a barre, quando dovete andare a leggere il prezzo di un prodotto, impazzite, perché dovete fare un'operazione molto specifica. Dovete fare una ricerca e a fronte di quella ricerca identificare un valore preciso. Ecco, per fare un'operazione di questo tipo le tabelle sono ideali. Un grafico sarebbe controindicato. Quindi la ricerca è una caratteristica che si esegue bene sulla tabella e un valore preciso viene riportato spesso in una tabella, ma non è facilmente leggibile in un grafico. Quindi se avete queste due caratteristiche, non utilizzate un grafico ma una tabella. I grafici possono essere utilizzati per tutta un'altra serie di aspetti. Allora, non vi sto a tediare sui vari tipi di grafici che abbiamo a disposizione, quindi possiamo avere dei punti, punti e linee, soltanto delle linee, linee di tendenza, diagrammi a barre. Ecco, una piccola nota sui diagrammi a barre. Nei diagrammi a barre il valore viene rappresentato dalla lunghezza della barra. La larghezza della barra, se non in casi molto rari, non rappresenta alcunché. Quindi la barra è come se fosse una linea, però molto spessa. E la seconda dimensione delle barre non trasmette alcuna informazione. Mentre invece, se consideriamo i punti, la codifica numerica viene fatta prendendo un punto e andando a vedere, a riportarlo sull'asse e leggendo il valore. Okay? Quindi, in diagrammi di questo tipo, il valore di una coordinata dell'altra viene letto rispetto all'asse. Mentre invece, per quanto riguarda diagrammi a barre o a colonne, quello che conta è la lunghezza della barra. Per questo motivo, nei diagrammi a barre è un errore madornale utilizzare una scala che non parta da zero.
se la scala non parte da zero ma parte da un altro valore più alto, è ovvio che le dimensioni, le lunghezze delle barre non stanno più in proporzione come i valori che rappresentano. Questo problema è decisamente meno sentito in un diagramma in cui metto dei punti, perché io non leggo i punti a sé stanti, ma li leggo in relazione all'asse. Quindi in generale, se utilizzate diagrammi a barra o a colonna, attenzione a non utilizzare delle scale che non includono lo zero. In generale tutti i diagrammi hanno almeno un asse. Qui dove sta l'asse? Tutto attorno. Come vi dicevo una mezz'oretta fa, le capacità percettive del cervello umano sono tali per cui il confronto tra le lunghezze risulta molto facile e immediato, il confronto tra le aree no. Per cui utilizzare un diagramma di questo tipo che codifica dei valori come un'area rende la lettura difficile. Quindi io non riesco ad apprezzare il rapporto tra un'area e l'altra, cosa che invece riesco a fare molto bene se ho un diagramma a barre, ad esempio. Per cui, in generale, se vogliamo costruire una visualizzazione efficace, non includiamo diagrammi a torta come questo. Se abbiamo quattro valori come in questo caso, riusciamo malapena a dire chi è più grande e chi è più piccolo. Se ne abbiamo di più, non abbiamo la minima possibilità di capire chi è più grande e chi è più piccolo e apprezzare i relativi rapporti. Quindi in generale saranno anche belli, ma non sono un modo efficace di comunicare. Che tipo di relazioni io voglio andare a rappresentare in generale nei grafici? In funzione del tipo di relazione che voglio andare a rappresentare, utilizzerò alcuni tipi di grafici invece di altri. Allora, se io voglio confrontare semplicemente due valori diversi, che corrispondono a due categorie o due suddivisioni diverse, non ho bisogno di particolari sofisticazioni, posso utilizzare diagrammi molto semplici, ad esempio dei diagrammi a barre. Se la mia intenzione è andare invece a visualizzare una serie che evolve nel tempo, ecco, in quel caso un diagramma a barre non va bene, perché mi nasconde l'aspetto che è la tendenza nel tempo. È molto più difficile da leggere rispetto a un diagramma, ad esempio, che usa delle linee. Se devo andare a rappresentare un ordinamento, un ranking,
Ecco, in questo caso di solito io utilizzo un diagramma a barre, perché questo mi evidenzia chi sta prima, chi sta dopo, e di solito lo rappresento in maniera ordinata. Che ordinamento uso? Allora, innanzitutto dipende da quale elemento voglio enfatizzare, il più piccolo o il più grande. E tendenzialmente l'elemento che voglio enfatizzare sarà quello che sta più a sinistra oppure più in alto, a seconda che utilizzi delle barre orizzontali o verticali. E questo pare ovvio, ma molto spesso è un principio che non viene adottato. Noi leggiamo i diagrammi da sinistra a destra, quindi quello più importante è quello che sta a sinistra. Oppure, se sono organizzati in verticale, li leggiamo dall'alto verso il basso. Un altro tipo di visualizzazione che mischia un po' alcuni diagrammi e che è invece molto utile per andare a confrontare un valore rispetto a un riferimento è quello che si chiama bullet graph. Questo è un diagramma a barre un po' modificato in cui abbiamo la linea, scusate, la barra scura che rappresenta il valore che vogliamo rappresentare, abbiamo questa tacca verticale che rappresenta il riferimento, immaginiamo che questo sia il fatturato per un anno, io ho un obiettivo e so a che punto sono arrivato. Quindi è immediato andare a capire se sono sopra, sotto o esattamente sul mio riferimento. Molto spesso nei bullet graph si aggiunge un altro elemento che è lo sfondo. Di solito per molti indicatori io posso identificare degli intervalli che sono cattivi, buoni o così così. Per cui li posso rappresentare con quei tre sfondi. Rosso, blu e verde è una scelta, posso utilizzare tre toni di grigio, ad esempio, per andare a indicare in quale range si trova attualmente il mio indicatore. Un aspetto molto utile di questi bullet graph è che se io devo costruire un cruscotto informativo, quello che si chiama Information Dashboard, questo tipo di grafico mi permette di impilare tutta una serie di indicatori in maniera molto compatta su un'unica pagina, cosa che difficilmente riuscirei a fare invece con altri tipi di grafici. Un'altra cosa che io posso dover rappresentare molto spesso è la distribuzione di un insieme di valori, quindi non un valore unico, ma la distribuzione di un insieme di valori. Beh, posso utilizzare un istogramma, che è il modo classico,
Posso anche utilizzare una linea che mi rappresenta la funzione di densità di probabilità. Sono due rappresentazioni che immagino abbiate già visto. Il problema è che queste due rappresentazioni vanno benissimo se io voglio andare a descrivere una distribuzione, quindi ho una popolazione di valori, voglio andare a descrivere la sua distribuzione. Se devo andare, se invece voglio andare a confrontare più popolazioni, la distribuzione di più popolazioni, allora questi diagrammi iniziano ad essere di difficile lettura. Perciò spesso si utilizza un altro tipo di diagramma che si chiama box plot. Non so se voi l'avete già visto in corsi di statistica. Sì? Sì. In cui divido la mia distribuzione nei quattro quartili, individuo quella che è la mediana. A volte si rappresenta con un puntino, con una X, anche la media, se serve, però tendenzialmente questa è la distribuzione, quindi la media non sempre è rilevante, la mediana non è di più. Rappresenta eventuali outlier. Ecco, utilizzando i box plot posso ad esempio andare a confrontare molte distribuzioni. Questa è la distribuzione del stipendio medio mensile in funzione del livello di scolarità e del sesso. I colori direi che sono abbastanza standard, quindi codificano femmine e maschi. E qui vedete in maniera grafica immediata quello che è abbastanza noto, che in generale gli stipendi medi delle donne sono più bassi di quelli degli uomini a parità di livello di scolarità. Solo che finché parliamo di medie, questo vi dà una certa informazione. Se iniziamo a vedere la distribuzione, a confrontare le distribuzioni, apprezziamo meglio le differenze. Per cui vediamo che, ad esempio, in questo caso i tre quarti delle donne hanno lo stipendio più basso di tre quarti degli uomini. Quindi non è soltanto una differenza delle medie che tutto sommato non è enorme, ma è più che altro il fatto che le distribuzioni sono molto disgiunte. Quindi, se vogliamo dare questa informazione aggiuntiva, e quindi le distribuzioni e il confronto tra le distribuzioni è importante, allora dobbiamo adottare un diagramma opportuno. Ecco, per confrontare le distribuzioni, l'unico che viene utilizzato in maniera estesa è quello di boxplot. Perché mischiare due istogrammi sullo stesso grafico risulta di difficile lettura. Un'ultima, ancora due parole sulle basi, diciamo, di quanto abbiamo detto finora. La teoria della percezione è qualcosa che è abbastanza in evoluzione, però ci sono alcuni aspetti che sono abbastanza standard. Soprattutto il fatto che di solito la nostra percezione si basa su tre fasi cognitive, che si basano su tre tipi di memoria. Iconica, quella a breve termine e quella a lungo termine. Ciascun tipo di memoria ha una caratteristica diversa e soprattutto
Il primo tipo di memoria è un tipo di memoria che si basa su quelli che sono delle percezioni che si chiamano preattenti, cioè che stanno prima di quella che è la nostra attenzione cosciente. In termini semplici, da un punto di vista evolutivo, il nostro cervello si è sviluppato in modo tale da prestare attenzione ad alcuni particolari, anche senza che noi coscientemente facciamo attenzione. Per cui individuare il predatore che sta nascosto nel cespuglio è fondamentale per l'uomo primitivo, per sopravvivere. Quindi il nostro cervello ha ereditato queste capacità lungo tutta l'evoluzione. Per cui ci sono alcuni elementi che si chiamano elementi di preattenzione che vengono rilevati automaticamente dal nostro cervello. E se sfruttiamo opportunamente questi elementi, riusciamo a focalizzare l'attenzione sugli aspetti importanti della nostra comunicazione. Vi faccio un esempio. Se ho tutta una serie di dati e mi interessa scoprire quante volte compare il numero 5, ecco, se io lo presento così, posso andare a seguire col dito tutti i numeri e andare a contarli. Se invece lo presento in questo modo, l'operazione è decisamente più facilitata. Quindi alcuni aspetti possono avere più enfasi perché ad essi è associato uno di questi attributi di preattenzione. Gli aspetti riguardano la forma, il colore, la posizione e anche il movimento. In generale, quelli più comuni riguardano la forma, per cui l'orientamento di una linea o di un elemento, la lunghezza, lo spessore, la dimensione, la forma, la curvatura, l'avere degli elementi, dei segni aggiunti o essere racchiusi. Questi elementi vengono rilevati in maniera automatica senza che noi dobbiamo prestare attenzione coscientemente. E quindi li possiamo utilizzare per andare a codificare gli attributi del nostro grafico. Solo che alcuni di essi sono adatti a codificare dei valori quantitativi, dei numeri. Altri invece sono più adatti a codificare dei valori categorici. Pensiamo alla forma. Come faccio a rappresentare i numeri 1, 2, 3 con un quadrato, un cerchio e un rombo? Non c'è nessun ordinamento implicito, quindi ovviamente la forma va benissimo per andare a distinguere delle categorie, ma invece non serve a nulla per andare a codificare un numero. Se invece pensiamo alla lunghezza, ecco, la lunghezza è l'attributo principale che permette di andare a codificare un valore quantitativo. Quindi in generale ogni attributo può essere utilizzato in maniera più o meno efficace per andare a rappresentare valori quantitativi. Gli unici due che codificano in maniera appropriata dei valori quantitativi, cioè i numeri, sono la lunghezza, una linea, e la posizione nello spazio. Tutti gli altri o assolutamente non sono adatti o comunque non sono molto efficaci. La larghezza di una linea
difficilmente è il modo adatto di andare a rappresentare un valore quantitativo, perché difficilmente riesco a confrontarne una con l'altra in maniera precisa, cosa che invece faccio benissimo con la lunghezza. La dimensione, idem. Mi sapete dire qual è il rapporto tra questi due, tra le aree di questi due cerchi? Lo dite pure ad alta voce. Dieci? Allora, questo esperimento l'ho fatto decine di volte. Di solito c'è un 1% che ci azzecca, ma per caso. Il rapporto è 16, 1 a 16. Ok, qualcuno è più dotato e riesce a valutare meglio le aree, ma in generale non è che io posso andare a disegnare una visualizzazione soltanto per chi è in grado di percepire bene le aree. Okay, dovrei fare qualcosa che è percepito facilmente da tutti. E quindi non vanno bene. L'altro esempio di attributo che può essere utilizzato per codificare un valore quantitativo è l'intensità, la luminosità di un valore, quindi vari valori di grigio. Anche lì di nuovo è molto difficile andare a dire che un grigio è il doppio più luminoso, più scuro di un altro. Al massimo riesco ad andare a codificare dei valori ordinari. Allora, io chiudo qui la lezione di oggi, quindi giusto per darvi alcuni elementi fondamentali su cui basare la progettazione di visualizzazione di informazioni.